Bentornati sul canale Non aprite questo blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a farvi la recensione di The End, l'inferno fuori. È un film di Daniele Misischia, è arrivato al cinema quest'estate, è prodotto dai Manetti Bros e vede come protagonista Alessandro Roia, per intenderci il Dandy di Romanzo Criminale. La storia parla di Claudio, un manager che insomma fa girare tanti soldi, incazzato, imbruttito dalla vita, che tratta un po' male tutti, adesso non vi dico troppo, che rimane bloccato nell'ascensore mentre sta andando a un'importante riunione di lavoro proprio durante l'esplosione di un'epidemia di zombie, tra virgolette. Non sono proprio zombie. Io sono veramente contento di aver visto questo film. Purtroppo non è rimasto in sala tanto, non tanto perché il film non sia bello. Se avesse avuto più tempo si sarebbe anche diffusa la voce sulla qualità di questo film, che non ha avuto i miliardi per promuovere il film, come è successo per The Nun. Ragazzi, noi siamo sempre contro dei giganti, siamo sempre Davide contro Golia. Facciamo un bel film, nessuno lo sa. Ci sono delle cose belle che però non emergono. Questo è un film che meritava di essere pompato alla grande, perché tutti quelli che amano l'horror, che amano il cinema italiano, che amano i film fatti bene, d'azione, perché questo è anche un film d'azione, dovevano andarlo a vedere. E comunque penso siano andati, insomma. Nel suo piccolo credo che abbia avuto un ottimo riscontro anche dal pubblico. Sicuramente l'ho avuto dalla critica, perché io arrivo a recensire questo film praticamente per ultimo. Però sono contento comunque che tutti ne abbiano parlato bene, perché quando una cosa è oggettivamente fatta bene non ci sono cazzi. Questo è un film che ha un'ottima fotografia, ha una trama molto semplice, molto lineare. Fare un film con una trama così semplice ha un suo perché, perché l'intento del film, come capita spesso in tanti bellissimi film, non è quello di raccontare una storia super complicata che vi lascerà stupiti e vi farà un mega twist finale o un colpo di scena. La trama è marginale. Qua si vogliono raccontare delle emozioni, si vogliono raccontare le persone, l'essere umano, come Claudio, il personaggio che rimane rinchiuso nell'ascensore, diventa spettatore dell'apocalisse, come noi. Lui rimane chiuso in questo ascensore, riesce ad aprire parte delle porte che rimangono bloccate, lui non riesce a uscire, gli zombie non riescono a entrare, i superstiti non riescono a entrare, quindi lui guarda tramite questo spazio, come se fosse lo schermo di un cinema, guarda l'apocalisse che si evolve, guarda la sofferenza dei suoi colleghi, vedendoli morire, insomma, diventano sempre più umani e lui diventa sempre più umano con loro e empatizza con loro, finché alla fine scopre di non essere poi così stronzo, di avere dei sentimenti anche lui, perché si dispera per queste persone che per lui non significavano niente prima. Il film ha un'ottima fotografia, tra l'altro la fotografia a me piace definirla mix tra la fotografia americana e la fotografia italiana, europea. È un'ottima fotografia che rende drammatica la scena, rende drammatico la situazione, ma allo stesso tempo non è super patinata. Mi sto rendendo sempre più conto, ma forse vabbè, io perché sono tonto, io ci ho messo tanto, forse perché non lavoro nel mondo del cinema, non sono un regista. Quello di cui mi sto rendendo conto è che quando tu hai un bravo attore o più bravi attori, sei a metà dell'opera. Perché, ma forse anche un po' più di metà dell'opera, forse sei quasi all'opera finita. È veramente la parte più importante per rendere credibile la scena, rendere coinvolgere il pubblico, coinvolgere lo spettatore. Ci vuole una persona che sappia recitare. Quindi un plauso va assolutamente a Alessandro Roia, che dimostra di essere un grande attore, secondo me. Perché sì, ok, non è Robert De Niro, cioè adesso, perché poi non vorrei che qualcuno mi venga a rompere i coglioni, adesso muore Alessandro, è un bravo attore, Alessandro Roia, ho detto Roia prima, vabbè, scusate, Alessandro Roia, è bravissimo perché regge tutto il film sulle sue spalle, tutto il film è retto sulle sue spalle,
dal punto di vista della recitazione, della narrazione. Persino Misischia, che fa una piccola particina, è credibile e funziona bene. Certo, una parte molto semplice, quindi è un film bello, bello. E se penso che è un film italiano, è ancora più bello. Io spero che, vabbè, perché io amo l'horror, spero che Misischia faccia un altro film horror. Spero che altri registi italiani bravi come lui facciano altri film horror, che altra gente come i Manetti Bros puntino su questo cinema. Purtroppo però dovete andare al cinema a vederli e comprare i DVD e comprare i Blu-ray, se no queste cose non accadono. Una cosa bella rimane lì e poi la volta dopo chi è che ci mette i soldi per farne un'altra? Allora, l'ultima cosa, c'è una cosa in più che mi ha fatto veramente piacere di The End, l'inferno fuori. Il protagonista riesce a staccare, praticamente l'unica arma che ha all'inizio è questo corrimano dell'ascensore dove ti puoi appoggiare e tenerti. Lui lo stacca e lo usa per, insomma, per colpire gli zombie. Ecco, dopo anni che ci sorbiamo questi zombie di Walking Dead, The Walking Dead, che con la testa che sembra burro, no? Cioè tu vedi queste scene dove con un coltellino così vanno lì, vanno cic, effettino in After Effects di merda, e come il burro gli trapassano la testa, come il burro. Va bene, ok, cioè metteteci tutto quello che volete, però questa è una roba che succede spesso, no? Cioè sfracassare la testa a un essere umano io non credo che sia così semplice. Nel film di Misischia, Claudio, per spaccare la testa di Zon, ce ne mette un po', cioè non è che fa così e passa come il burro, eh? Quindi penso che comunque ci sia un'ottima cura dei dettagli, anche di queste piccole cose che secondo me però sono quelle che poi colpiscono di più gli amanti del genere. Un po' di realismo anche nell'uccisione di zombie. Il sangue del film è molto bello. C'è una scena dove cola, ha un bel colore, sembra sangue vero, non è più come una volta che guardavi un film horror e c'era il succo di pomodoro. È un bel film, quindi ve lo consiglio, comprate il DVD, vi metto il link qua sotto per acquistarlo. Questo è tutto per la recensione di The End, l'inferno fuori. Se avete visto il film, lasciate un commento qua sotto, ditemi cosa ne pensate. Lasciate like se il video vi è piaciuto, lasciate dislike se avete la mamma. Cliccate sulla campanella per non perdervi tutti i video che facciamo e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.